oggi un tag. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ho voglia di chiacchierare un po' con voi, però per non rubare spazio alla programmazione solita del canale, che prevede due video di arte o creatività durante la settimana, inserirò i tag man mano che li farò come terzo video durante la settimana, quindi i due video di Arte per te sull'arte rimangono, non sto rubando tempo al canale. E mi va un po' di farmi conoscere, di chiacchierare un pochettino più con voi, di rispondere anche ai tag delle amiche youtubers che mi taggano, o semplicemente quando vedo un tag che mi piace da condividere insieme a voi e lo voglio rifare, per non rubare spazio a quello che è il tema del canale, la creatività, farò un video in più durante la settimana. Questo è il caso proprio di questo video tag, che si chiama Vita segreta di una youtuber, che io ho visto da tante youtubers, ma l'ultimo che ho visto e che mi ha dato la voglia di fare questo video è quello che ho visto proprio da Elena De Velena, che sicuramente conoscete tutti, una ragazza simpaticissima che su YouTube abita da più tempo di me e che io seguo da quando ho cominciato a fare video, a cui mando un grande bacio. Ciao Elena, sempre grande stima. Per quanto riguarda invece noi, cominciamo a parlare di questa vita segreta di una youtuber. Vediamo un po' cosa dicono le domande. Prima domanda: da quanto tempo hai un canale? Arte per te sta per compiere 4 anni, e da 4 anni che sorbite e vi sciroppate i miei sproloqui online. È passato un sacco di tempo ed è volato in un attimo. Oramai sono ben 4 anni che ci facciamo compagnia. Quando chiuderò il mio canale? Che domanda triste e brutta! Io spero mai, perché non essendo un canale che segna un'epoca, no? Non parlo di beauty, non parlo quindi quando magari mi vedo cadente, non ho più la voglia di farlo o non ho più un target a cui rivolgermi, non lo so. L'arte penso che coinvolga sempre lavoro, quindi riesco a conciliare, già so che riesco a conciliare il lavoro con YouTube. Ho una famiglia, quindi so che già riesco a conciliare la famiglia con YouTube, anzi la sto coinvolgendo sempre di più. È una cosa che ci piace, quindi spero mai, anzi spero che diventi senza finzione, sempre qualcosa di più grande, che coinvolga sempre il maggior numero di persone. Qui si parla di arte, di creatività, di cultura, di divertimento, insomma è un canale che prende tutte le fasce di età, quindi anche quando sarò vecchietta e col bastone potrò farvi un tutorial sulla colla per la dentiera, non lo so, magari colorata, che ne pensate? Vita, mi dovrete scimpare la vita! Qual è la cosa migliore di avere un canale su YouTube? Innanzitutto il potersi esprimere, cioè poter avere uno spazio dove se io decido di parlare di un qualunque argomento posso farlo. Poi voi mi potete seguire, potete non seguire più o meno il video. Avere una finestra sul mondo, conoscere tantissime persone, avere la consapevolezza che oggi come oggi, dovunque io vada in Italia, conosco qualcuno e quindi sentirmi un po' a caso ovunque. Questa è una grande gratificazione per me, dà molta forza al mio animo, perché che volete? Sono una persona come tutte le altre, ovviamente, quindi vivo anche delle gratificazioni che mi date. E me ne nutro il mio animo di questo, avere il vostro affetto, avere la vostra amicizia, mi piace tantissimo, mi piace, mi inorgoglisce, è un modo per mantenermi sempre creativa, tenermi aggiornata. La creatività va aggiornata come qualunque altro argomento, l'arte va aggiornato come qualunque altro argomento, mi tiene sempre al centro del discorso e mi tiene nella forma migliore, confrontandomi con tutti voi e dandomi la possibilità di ricevere molto affetto da tutto quello che faccio, quindi è il massimo. Qual è la cosa più brutta di avere un canale YouTube? Innanzitutto una cosa brutta è la non avere la libertà di mostrare tutto quello che vorrei. Io, come sapete, vi conosco oramai da 4 anni, però ancora non vi ho mai fatto vedere in faccia mio figlio.
perché ho paura, perché ho paura, perché non è che è brutto avere il canale su YouTube, è brutto la società in questo momento e quindi non mi fido, ma non di voi, ma di tutti quelli che magari stanno in silenzio, non si palesano e guardano comunque i video, guardano le foto. Quindi più che avere un canale su YouTube è rapportarsi in maniera mediatica con qualcuno, perché non si può essere tutti al 100%, non posso dare tutta me stessa al 100%. C'è anche da dire che io non voglio dare tutta me stessa al 100%, perché molti lo fanno fregandosene di tutto, mettono i figli là sbattuti in prima linea e non si preoccupano di questo, vedete, involontariamente dico sbattuti, come se ci fosse qualcosa di male. In realtà non c'è nulla di male, sono io che penso male per trovarmi bene. Non ci dovrebbe essere nulla di male in una società corretta, in una società tranquilla. Io non mi fido, non so neanche perché, lo vedo come un atto di tutela nei confronti di mio figlio. Enzo apparirà in video quando sarà lui con un'età abbastanza, ad un'età abbastanza grande a esprimermi questo desiderio. Per adesso sarebbe un mio atto di volere, quindi no, non lo trovo giusto. E questo però è una grande privazione, perché ovviamente con gli amici, perché A Te Per Te è fatta di 26.000 persone iscritte, ma io non mi relaziono con tutti voi, non tutti voi mi scrivete, vi fate presenti, magari ho quei 400, quei 300 che si palesano continuamente e di loro io sinceramente mi fido ciecamente, e anche dei 25.000 iscritti mi fido ciecamente. No, bimbi, non mi piace appunto non poter esporre il mio bimbo, non mi piace non poterlo condividere con le persone invece tra di voi di cui mi fido, cioè i miei iscritti. Non mi piace il canale su, non mi piace del canale su, di avere un canale su YouTube, ma fa parte del gioco, quindi lo dico perché non mi piace, ma in realtà so benissimo che esiste. Il commento buttato là per infangare, e molto spesso la cosa che mi rattrista molto proviene quasi sempre da addetti ai lavori o da persone competenti che guardano un video, non capiscono il senso di un canale che da 4 anni è sulla rete, non capiscono neanche il lavoro che c'è dietro, quindi sparano sentenze. E la cosa che mi dà fastidio è l'arroganza, è la maleducazione con cui questi soggetti di volta in volta vengono a proporsi. Io invito tutti coloro che pensano che i miei video non siano giusti, che sono pochissimi grazie a Dio, ma che ci sono e che arrivano con una maleducazione pregnante, a neanche scrivermi, perché tanto io non risponderò più a queste gambe tese, diciamo così. Ora vi spiego perché non risponderò più, ma di fare un video risposta, cioè un video dove propongono il loro sapere e lo diffondono. Io propongo il mio sapere, io so fare quello, male, bene, non lo so, saranno gli altri a giudicare, ma so fare quello. Voi, se sapete fare meglio, siate più bravi di me, e allora fate un video e diffondete il vostro sapere e rendetevi utili alla collettività, invece di importunare una persona che da 4 anni fa video per diffondere un messaggio che è quello del restauro, che è quello dell'arte, che è quello della creatività. Allora io ho detto non rispondo, ma non tolgo quei commenti, perché non mi pare neanche giusto per la libertà di espressione, no? Togliere quei commenti, però non risponderò più, cioè io quello che so lo metto, poi se so dello sbagliato ditemelo, ma ditemelo in forme educate, vi prego. A me quello che non piace di YouTube è subire la maleducazione di alcune persone e constatare che questa maleducazione molto molto spesso arriva da persone frustrate che vedono in quello che fai un pericolo per la loro professione. Bene, io qui non metto in pericolo la professione di nessuno, state tranquilli, Arte Per Te continuerà a dire la sua, cioè la mia, nelle forme limitate, limitatissime del mio sapere. Quante anteprime preparo per i video sul canale? Le anteprime sono quelle fotine che si mettono a copertina del video. Io ne preparo una, perché tanto, siccome non ci sono io quasi su nessuna, non è che mi devo mettere in posa o sparare dei flash pazzeschi, io fotografo la cosa che preparo, ho già metà copertina pronta, che è quella su cui scrivo cos'è, le assemblo, quindi una, quella che poi alla fine arriva nelle vostre case. La mia cotta su YouTube, di chi mi sono invaghita, innamorata su YouTube, con quel marito
No, no, di nessuno, non mi cuocio facilmente. Mi sono invaghita di YouTube. Trovo che la mia cotta su YouTube sia stato proprio YouTube. Vedere questa finestra aperta sul mondo mi ha esaltato in maniera esagerata, direi. Sì, adoro stare qui. La wish list di collaborazioni che vorresti avere. Allora, le persone con cui vorresti collaborare. Sinceramente, a me non piacciono le collaborazioni perché sono faticose in un canale come Arte per te. Perché qui non si parla di un oggetto che recensisci o di un trucco facile da fare. Il video qui va molto lavorato, quindi concertare con l'altra persona, innanzitutto l'argomento, concertare con l'altra persona il giorno, concertare con l'altra persona il tempo in cui credi che farai il video, insomma è molto difficile. Le collaborazioni che ho fatto le ho fatte più per amicizia che non per voler fare una collaborazione. Lo faccio per amicizia quando vedo un canale che mi piace, perché mi piace condividere con voi e farvi vedere quello che piace anche a me. Non ho una wish list dei canali, ho una wish list delle persone con cui mi piacerebbe collaborare, con cui mi piacerebbe avere a che fare per un video. Con alcune è successo, con altre succederà, ma in generale sappiate che fare una collaborazione è veramente, veramente faticoso. Quanto tempo ci metti prima di schiacciare REC? Mi preparo, se devo, molto spesso io faccio video veramente prima di uscire, mi dico veramente perché Elena ha fatto questo video sotto forma di parodia e dice io faccio video solo prima di uscire, in realtà per me è così, quindi ci metto il tempo di truccarmi, mettermi la parte di su, quello con cui devo uscire e premere rec, pochissimo, non ho grandi preparazioni, anche perché i video di Arte per te sono fatti di una intro e di una fine che vengono registrati un giorno e della parte pratica che vengono registrati altri giorni, quindi io so già quello che devo girare. Cosa ne pensi della community di YouTube? Non lo so, ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che non mi piacciono. La so gestire, so che tutto quello che vedo non è vero. Mi rendo conto che Trine, Merletti, luci bellissime che illuminano in maniera angelica le persone, in realtà sono semplicemente luci e cose varie. So che la vita non è quella, so che tutti non vivono in una casa splendida, linda, bianca, ordinatissima 24 ore su 24. Mi tengo molto lontana da tutto questo, nel senso che, come vedete, i miei video sono fatti con sfondo bianco proprio per non creare delle false aspettative in chi mi segue, voglio mantenermi molto neutra. La community di YouTube mi piace nelle persone che frequento e che vi consiglio, non mi piace nelle persone che invece non frequento e non vi consiglio, come nella società, insomma, è lo specchio della società. E poi Arte per te fa parte di una frangia a parte, perché diciamo che l'arte non è neanche vista come parte della community di YouTube, visto come un argomento di serie B, su YouTube vanno molto più i trucchi, il make-up, le parodie, le risate, le gag, tutto il resto è noia, ma non è vero, tutto il resto è tosto. Qual è il segreto per avere un canale di successo? Non lo so, io non ho un canale di successo, ho un canale che è un canale di successo, secondo me è un canale che nasce nel giro di poco tempo, fa grandi numeri, grandi visualizzazioni. Io non ho un canale di questo genere, ho un canale che è cresciuto con il tempo, piano piano e con la costanza. Quindi un segreto per un canale stabile, ecco, perché il mio non è un canale di successo, è un canale stabile, come quello che è Arte per te, un canale che ha delle buone visualizzazioni, un canale che ha un buon seguito, un canale soprattutto perché per me è un canale di successo. È anche un canale che abbia dei bei follower, delle persone che seguono, che sono comunque delle persone che siano accoglienti per quelli che arrivino, educate. Il fatto che sotto i video non ci sia una marea di insulti, il fatto che sotto i video non si crei un cortile immenso, il fatto che invece ci si aiuti tra gli iscritti, che si crei appunto una micro community nella community, per me è molto importante. Per avere questo tipo di canale bisogna essere innanzitutto molto bravi
bravi nel non entrare nelle polemiche, bloccarle sul nascere, essere sempre, cercare di porsi sempre nella maniera più garbata possibile, meno arrogante possibile. Bisogna avere abbastanza umiltà, perché l'umiltà è insita nel fare i video, perché se tu ti poni davanti a una telecamera, ti poni davanti al giudizio di tante persone. Adesso non fraintendetemi con quello che ho detto prima, con le critiche negative. Io non parlo, a me le critiche servono, piacciono tantissimo, quando, i suggerimenti, le critiche costruttive, io le ascolto sempre. A me dà fastidio quando si arriva in maniera maleducata ad inserirsi sotto a un video con una, dicendo cose che non sono, con una saccenza e vendendole per la Bibbia, insomma, capito? Mentre i consigli, il confrontarsi serve molto, quindi costituire un rapporto alla pari con chi ti segue, un canale, il mio canale, ho sempre risposto a tutti i commenti sotto i video e su Facebook, o quantomeno tutti quelli che riesco a vedere. Io penso comunque il 90% dei commenti sono evasi, quindi un canale seguito, un canale costante, con una programmazione costante, con degli argomenti sempre rinnovati, con una modulazione di argomenti, cioè anche in un canale di arte, come avete visto, e non faccio sempre pittura, 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 sempre argomenti di spessore, ma alterno momenti di spessore a momenti di ricreatività e divertimento, e lo faccio apposta per creare un'alternanza nel target di chi mi segue, per affascinare il più alto numero di persone possibile, e quindi, e poi comunque ridare a chi si è iscritto per la pittura la pittura, e ciclicamente alternare gli argomenti in modo che tutti possano essere contenti. Tutti contenti non si possono mai fare, quindi rinnovarsi sempre, impegnarsi, lavorarci, concedetemi il termine lavoro, anche se non è un vero e proprio lavoro, però è un impegno, impegnarsi, allora diciamo così, impegnarsi seriamente, perché non è che, perché non è un lavoro, uno si mette davanti alla videocamera e dice qualunque cosa, bisogna avere anche dei contenuti, quindi trovare di volta in volta dei contenuti validi. Tag almeno 5 youtubers. Allora, io vorrei che facessero appunto questo video. Mauro di Winston 55, Winston 55. Poi taggo Elena T, taggo Margherita di In Cucina con Meg, taggo anche Demisbetta 87. Pure, vabbè, sto andando velocissima, quindi è possibile che qualcuna la... The Gabri Shop, dai, tagliamo queste per adesso e poi si vedrà, sono quelle che mi sono venute prima in mente. E se vuole, Liberamente Penso, vorrei rivederle in video, quindi la taggo, così si fa un bel video. Bene, e Arte per Te continuerà ad itinerare nel web fin quando soprattutto voi la seguirete. Alla domanda di prima, starò nel web? Sì, io continuo a starci, ma mi raccomando, stateci anche voi a seguire. Spero che questo tag vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto capire un pochettino il mio modo di stare nel web, spero che abbiate capito anche qualcosa di me stessa. Vedete, i toni in certi momenti sono stati anche seri, non sono sempre grandi sorrisoni, sono anche altro, sono anche ombretta, un po' più antipatica e arcigna. Bene, io vi mando al prossimo video, che sarà di creatività sicuramente. Questo era un video in più, ve lo ricordo, un video jolly, diciamo così, che ogni tanto farò per il diletto comune, per farci, per conoscerci un po' meglio. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ma ci rivediamo al prossimo video con tanta tanta creatività. Ciao!